appuntamento con l'archeologia e la cucina antica. Questo blog è davvero speciale perché parleremo di un ritrovamento archeologico avvenuto a Forlì in Piazzale della Vittoria, che ha portato alla luce la famosa pagnotta di circa 2000 anni fa. E lo faremo con un esperto antropologo fisico e paleopatologo, il dottor Mirko Traversari. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. E do il benvenuto in questa cornice d'eccezione che è la libreria Epoca Libri, che potete trovare in centro a Cesena, che ci ha ospitati. Partirei subito con la prima domanda per rompere un po' il ghiaccio. Certo. Lei, da antropologo e paleopatologo, cosa ci può dire sul luogo di rinvenimento del reperto e sugli studi che sono stati fatti? Ma il rinvenimento di questa pagnotta si colloca in un'area della città di Forlì, fortunatamente parzialmente nota. L'archeologia forlivese attualmente è piena di dubbi e di vuoti conoscitivi. Non conosciamo appunto il luogo cardine su cui puoi restituire l'urbanistica totale, che ad esempio è il foro. Però sappiamo, esiste un documento nel cartolario dell'abbazia di San Mercuriale forlivese, datata al IX secolo, che ci dice appunto la chiesa essere all'esterno della città. E questo è un dato molto interessante perché probabilmente tutta la parte che andava da quella che attualmente è la Piazza Saffi fino alla tutta la Via Emilia, che serviva appunto i collegamenti fra Forlì Popoli e Cesena, era extraurbana. E nel corso di questi anni, soprattutto nel periodo d'oro dell'archeologia forlivese, che si colloca fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, in cui si scavarono una moltitudine di cantine, effettivamente questa è una zona che ha sempre restituito contesti a necropoli prevalentemente. Quindi fortunatamente la collocazione era sicura ed era certa, quindi luogo di necropoli a lato, come tradizione archeologica vuole, della via Emilia. Lo scavo archeologico che si è concluso nel 2017 ha intercettato probabilmente una parte di una necropoli più ampia e sono venute alla luce 23 sepolture, per lo più a incinerazione, solamente due invece a inumazione. La datazione proposta dai reperti archeologici recuperati colloca a un orizzonte piuttosto alto, si parla appunto del primo secolo avanti, inizi secondo secolo dopo, ecco perché c'è questa commistione di tecniche inumatorie. E la sepoltura, la tomba 18, che ha restituito, in cui è stata ritrovata questa pagnotta, effettivamente è una tomba incinerazione diretta, cioè l'inumato è stato bruciato nel luogo in cui poi doveva riposare per l'eternità. E questo è un dato estremamente interessante che pone la pagnotta di Forlì come, vorrei dire, un unicum. In realtà così non è, però quasi a livello italiano. Non è rarissimo ritrovare pani archeologici, basti pensare a quello che l'area di Pompei di Ercolano ha restituito. È molto raro invece ritrovare pani archeologici da contesto funerario. In Italia ne esistono solamente due esempi. Abbiamo il pane di Forlì e il pane di Angero, in provincia di Varese, ad esempio. E quindi è uno sprone a studiare, ad approfondire questi temi. Gli studi antropologici ancora in atto, che sono stati applicati parzialmente tuttora ai resti incinerati, hanno permesso di dettagliare quello che poi era la pratica a incinerazione piuttosto conosciuta peraltro, quindi un'incinerazione a temperatura molto alta che ha reso una comminuzione del corpo, quindi non è possibile attualmente individuare con precisione quello che potrebbe essere il profilo biologico della necropoli, quindi capire quanti maschi, quanti femmine ci sono, perché appunto il corpo, quindi le ossa in questo caso, sono fortemente frammentate. Però è un dato molto interessante perché la pagnotta si colloca come un corredo libatorio. Infatti adesso volevo fare la seconda domanda, un pochino più specifica. Si può risalire la composizione di questa pagnotta famosa? Beh, il primo set di analisi laboratoristiche che abbiamo messo in campo era orientato proprio a cercare di individuare quantomeno una strada da percorrere. Esatto, sì. E effettivamente ci siamo concentrati in questi mesi principalmente su due filoni di ricerca.
La prima è stata l'indagine paleoradiologica, quindi abbiamo fatto effettivamente un attack total body a questa forma di pane per cercare di restituire delle informazioni utili anche ai restauratori, la consistenza, la solidità, se esistono delle Certo, fratture. sì. Da qui avevo capito innanzitutto che era un pane probabilmente non simbolico, quindi un pane che è stato impastato ed è un pane che è lievitato, perché sono evidentissime le bolle di lievitazione all'interno Fantastico. dell'impasto. I paleoradiologi che hanno seguito con me questo studio hanno paragonato, questa è una curiosità insomma che Ci vogliamo piacciono le curiosità, ci trasmettere. piacciono. Una vicinanza radiologica di questo pane un po' a un polmone di un enfisematoso per Molto tessitura, poroso, forse. con dei vuoti molto Ok. importanti, quasi infiammatoria, poi la Sì, 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 tessitura sì. a latere, insomma. In occasione della sessione TAC che si è svolta all'ospedale di Forlì, sempre sotto la supervisione della soprintendenza, che è comunque responsabile dell'indirizzo scientifico di questo patrimonio importantissimo, abbiamo campionato timidamente questa forma di pane perché consideriamo molto piccola, un diametro di 10 cm, quindi non possiamo essere invasivi, No, chiaramente. sarebbe molto pericoloso, vero? Potrebbe rompersi. Potrebbe rompersi e potrebbe diventare subito sottrattiva questa forma, quindi potremmo poi ledere in una qualsivoglia questo bene culturale Certo, sì. effettivamente. Però siamo riusciti a prelevare alcuni piccoli frammenti che potremmo definire briciole a questo punto, parliamo di pane, da destinarsi a delle indagini che erano volte a cercare di capire la consistenza e di che cosa fosse composta questa pagnotta. Le prime indagini che abbiamo fatto erano orientate allo studio delle molecole all'interno dell'impasto. Le indagini laboratoristiche le ho commissionate all'Università di Parma da una carissima collega, la professoressa Bridelli, che ha restituito due set di informazioni che sono state le indagini al microscopio a scansione elettronica, il SEM, che ha permesso di individuare all'interno della pagnotta dei microcristalli di amido che sono stati poi analizzati e sono stati la causa della conservazione innanzitutto di questa pagnotta. Questa pagnotta è una pagnotta rafferma, è estremamente Fantastico. simile, portata agli estremi ovviamente, al pane che noi potremmo avere all'interno della nostra dispensa. È andato di fronte a un processo di retrodegradazione dell'amido, viene definito così, che è il processo che libera la parte umida, quindi le componenti acque all'interno dell'impasto verso l'esterno. Le catene delle molecole si dispongono in un determinato ordine e fa sì che il pane diventi raffermo, quindi la pagnotta è un pane raffermo. Quindi, come ha fatto a restare intatta? È per questo motivo oppure ci possono essere anche dei fattori esterni che hanno magari influenzato la conservazione di questo reperto? Beh, certamente questo processo ha determinato che cosa? L'allontanamento della parte umida all'interno Sì. dell'impasto. Io mi occupo anche di studio di mumie e uno dei primi cardini è proprio quello di analizzare come si formano le mumie. E sappiamo perfettamente che un corpo si mummifica in maniera direttamente proporzionale all'allontanamento della parte umida all'interno del corpo. Sì. Quindi il pane di fatto ha subito questo processo di cristallizzazione che poi è diventato definitivo nel momento in cui è stato adagiato all'interno della tomba ed è stato ricoperto dall'argilla. Il processo di retrodegradazione che abbiamo appena citato è un processo che per certi versi può essere parzialmente reversibile, a patto che venga restituito a questa forma di pane umidità e temperatura. Ma da sai che sottoterra in una matrice argillosa come quella della pianura emiliano-romagnola Sì, l'umidità il sicuramente c'era, mancava il calore calore, e quindi si è ok. fermato nella forma insomma che conoscevano gli antichi Ma romani. secondo lei sarà riproducibile questo pane? Nel caso me la darebbe la ricetta? Ci stiamo lavorando. Le indagini che abbiamo citato sulle molecole che compongono la ricetta erano proprio volte a cercare di capire
quale cereale fosse stato utilizzato. Sono stati individuati due aspetti molto interessanti. Il cereale alla base della farina che poi compone questo pane è un cereale estremamente povero di proteine, quindi probabilmente miglio o sorgo, probabilmente sì. In più abbiamo trovato tracce piuttosto consistenti di prodotti del silicio, quindi argilla, che è percolata forse all'interno di questa pagnotta, oppure, visto che ancora non abbiamo tutti i dati, potrebbe essere stata proprio usata come parte, come elemento, come ingrediente per la panificazione. Ricordiamo che il pane Picenus prevedeva nella sua ricetta l'aggiunta di argilla nell'impasto, perché era un pane che doveva presentarsi duro, consistente, doveva essere poi ammorbidito con intingoli e con liquidi. Al momento i dati molecolari, atomico-molecolari, ci danno questa strada, quindi miglio sorgo probabilmente, una macinazione grossolana, abbiamo trovato al SEM dei frammenti di cariosside, quindi la parte esterna del cereale, che però sono talmente piccoli che non sono riconoscibili. Però questo ci dice che la macinatura non era poi così raffinata come siamo abituati noi al giorno d'oggi a ottenere. Per quanto riguarda la ricetta che tanto vuole, probabilmente dovremo aspettare il secondo set di analisi, che è quella che è tuttora in corso, che riguarda le biomolecole, quindi lo studio genetico delle farine e del cereale. Va da sé che lo studio genetico, quindi del DNA antico, è uno studio molto delicato. Il DNA antico è, come dico spesso, molto permaloso al tempo, al correre del tempo, su poi tessuti morti, comunque inermi, come in questo caso. E ricordiamo che il pane ha subito un processo di cottura e ha subito poi il calore dell'incinerazione dell'inumato, perché porta proprio delle tracce di bruciature. E quindi Speriamo che tenteremo. si riesca in questa missione fantastica. Noi ringraziamo il dottor Traversari per la disponibilità e Epoca Libri per l'accoglienza che ci ha dato.